noi stiamo facendo delle esperienze costruendo dei luoghi estemporanei in cui ci si incontra. Quindi non stiamo più pensando alle strutture come abbiamo fatto per anni. Banalmente, ciò che stasera è accaduto in maniera organizzata poteva accadere perché ognuno di noi arrivava con una sedia e si sedeva. Questo orizzonte, storicamente, se vogliamo fare un passo indietro, era comunque un orizzonte che teneva le sue contraddizioni, ma che è caduto poi col muro di Berlino. Da quel momento in poi c'è stato una sorta di liberazione delle anime, delle coscienze, delle persone. L'importanza di avere dei luoghi per incontrarsi, per fare comunità, per ricucire quel tessuto che si è sfilacciato in tutti questi anni, questi decenni. E le storie hanno questo potere, le storie sono dei ponti, sono dei fili che legano. Creare degli obiettivi, creare imprese sul territorio significa sviluppare questa valle, significa dare possibilità ai nostri giovani.